una luce nel cuore della città di Fossombrone. Risplende l'albero di Natale, l'abete alto 16 metri sotto il quale i presenti lo scorso 5 dicembre hanno riposto la loro fiducia in un domani più roseo. Un simbolo di speranza e di buon auspicio per portare chiarore nel buio di questa pandemia. È questo il messaggio che Fossombrone lancia con l'accensione dell'albero che sovrasta Corso Garibaldi e che va a incastonarsi nella romantica e suggestiva cornice che le oltre 250 lanterne che costellano il cielo del corso contribuiscono a creare. Tra le prime a credere negli eventi natalizi, la città continua la tradizione, seppur con grande semplicità e nel rispetto delle norme anti-Covid, alla presenza sotto l'albero di tutti coloro che, dalla banda cittadina alla Croce Rossa alla Proloco Forum Semproni, nel corso degli anni hanno contribuito a rendere magico il Natale di Fossombrone. Assieme all'albero di Natale, fa sapere Gloria May, l'amministrazione comunale ha voluto fare un regalo alla città, accendendo anche il Comune di Rosso in collaborazione con Umpli ed il Palazzo Ducale. Quest'anno in particolare, con questa difficoltà del Covid, è stato particolarmente impegnativo decidere cosa fare, perché non si voleva né esagerare né, sapete che siamo sempre su un filo che non bisogna superare, no? E poi speriamo che tutti vengano a respirare un po' quest'aria di Natale. Periodo molto difficile, a star vicini ai nostri esercenti, ai nostri imprenditori, per cui invito la gente a fare acquisti nel centro di Fossombrone o comunque a Fossombrone in generale, perché hanno bisogno del nostro aiuto, hanno bisogno che gli stiamo vicini, per cui dar la precedenza senz'altro loro piuttosto che ai colossi di internet che non ne hanno bisogno. Questo è già un centro commerciale all'aperto, quindi la gente si può spostare vivendo comunque in un'atmosfera natalizia, ma di fatto all'aperto, piuttosto che chiudersi anche in un centro commerciale vero e proprio. Per cui rinnovo, ripeto, l'invito a venirci a trovare e a fare acquisti qua nel nostro splendido Corso Garibaldi. Un Natale le cui parole d'ordine sono solidarietà e collaborazione, tanto che i commercianti del Fossombrone Center Shopping, i cui negozi si snodano sotto gli archi di Corso Garibaldi, hanno collaborato alla preparazione dell'accensione pulendo i pavimenti del porticato. Noi commercianti siamo pronti, dice fiducioso Giorgio Aguzzi in rappresentanza della categoria, ad accogliere i nostri clienti in totale sicurezza, offrendo prodotti di qualità e mettendo a disposizione tutta la nostra professionalità. Una garanzia per incentivare l'acquisto locale e per far respirare l'economia. Si spera che questa atmosfera sia accogliente, invogliante per i nostri clienti, per venire a Fossombrone appunto a fare il proprio shopping. Noi dall'altra parte siamo pronti ad accogliere anche questa agevolazione, diciamo così, che ci dà l'ultimo DCPM di tenere aperto eventualmente fino alle 21 di sera. E ovviamente i giorni che vengono valuteremo anche in base al flusso della clientela, se necessario aderiremo appunto a questa novità. A Fossombrone solitamente il 23 dicembre si faceva un bellissimo concerto della Corale di Fossombrone. Quest'anno purtroppo il concerto non ci potrà essere, ma abbiamo pensato di coinvolgerli facendo un LP e il 23-24 dicembre manderemo in filo di fusione appunto le loro musiche e il loro concerto. Come dire, non ci siete in presenza, ma siete fra di noi con i vostri canti. Insomma, ho spiegato questa cosa per far capire che cerchiamo di esserci sempre comunque, anche in modi differenti, e quando serve, perché no, prendiamo anche la scopa e diamo una mano a pulire sotto i portici.